approvata una mozione che impegna la giunta ad aggiudicare la gara sul TPL solo dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Regionalismo differenziato, no a forme di autonomia che prevedano modifiche della Costituzione. Il Consiglio regionale è pronto ad una svolta sulle politiche dell'Unione Europea. A Palazzo Casali a Cortona una mostra che raccoglie i tesori di Ercolano. Via libera al bilancio di previsione 2019 dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego. TPL si aspetta il Consiglio di Stato. Affidare definitivamente la gara del servizio di trasporto pubblico locale soltanto in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato ed evitare così l'attivazione di nuovi contenziosi tra i soggetti interessati. Questo è l'obiettivo della mozione PD approvata in Consiglio regionale in merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato. Primo firmatario Stefano Baccelli, presidente Commissione Infrastrutture e Trasporti, sottoscritta anche dal consigliere PD Nicola Ciolini. Nelle prossime settimane, attesa la pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulla regolarità della gara che contrappone Autolinee Toscane a Mobit, ma la mozione chiede alla giunta di non fermarsi a questo giudizio, bensì di attendere anche il successivo parere del Consiglio di Stato prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, prendendo in considerazione l'ipotesi di prolungare il contratto ponte grazie al quale viene gestito attualmente il servizio di trasporto pubblico su gomma. Da tanto tempo che aspettiamo, ormai aspettare qualche mese in più per fare le cose fatte per bene, secondo noi è la cosa più giusta. Ora a fine marzo ci sarà la sentenza della Corte Europea, però il Consiglio di Stato, su richiesta naturalmente del Consiglio di Stato, aveva chiesto l'interpretazione di un regolamento sulla partecipazione dei francesi alla gara. Ma dietro a questo ci sono altri 13 punti su cui si deve esprimere il Consiglio di Stato. Ecco, secondo noi è opportuno aspettare che sia chiusa tutta la procedura e che il Consiglio di Stato si esprima definitivamente su tutti gli interrogativi, in modo poi di avere chiarezza. L'affidare in questo momento su un solo criterio chiarito la gara, ecco, a noi sembra inopportuno. Sul TPL è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle con due interrogazioni sui problemi del servizio e proprio sulla gara. I 5 Stelle avrebbero preferito procedere con l'aggiudicazione dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea. Un servizio pubblico locale essenziale per i cittadini toscani che impegna più di 5.000 addetti, di cui almeno 4.000 sono autisti, quotidianamente segnalano problemi di autobus che prendono fuoco, di corse che saltano per problemi nei mezzi. C'è un grande problema in tutta la regione toscana, per questo motivo che da un lato abbiamo chiesto un chiarimento ulteriore all'assessorato e dall'altro abbiamo chiesto di affidare immediatamente il servizio al vincitore della gara che abbiamo fatto qualche anno fa. Dobbiamo far entrare questo nuovo soggetto, magari noi avevamo anche un'altra idea politica, ma ora è opportuno che venga data l'affidamento senza perdere ulteriore tempo, in modo che i cittadini, i turisti che vengono in Toscana abbiano un servizio all'altezza della nostra regione. Regionalismo differenziato. No a forme di autonomia legislativa che comportino modifiche della Costituzione. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Toscana approvando a maggioranza una risoluzione presentata da Sì Toscana Sinistra, articolo 1 MDP e Toscana per tutti. Ha votato a favore il PD, contrari Lega e Forza Italia, astenuto il Movimento 5 Stelle. Il tema è quello del regionalismo differenziato e in quest'ottica si chiede alla Giunta di attivarsi affinché non sia attuata nessuna forma di autonomia legislativa che va a modificare la Costituzione minando i principi di uguaglianza, unità ed equità. Non è che noi siamo contrari al regionalismo, anzi, però non deve essere una strada per fare un secessionismo. La solidarietà e la redistribuzione delle risorse è alla base del possibile regionalismo differenziato. Invece le regioni che hanno chiesto questo regionalismo, soprattutto il Veneto, chiedono il gettito fiscale di usufruirne al massimo nella regione. Quindi si creerebbe poi regioni del nord più ricche, regioni del sud più fragili e povere. Delusa invece l'opposizione. Un'occasione persa, perché insieme ai consiglieri del centrodestra avevamo presentato una mozione che andava nella direzione di proseguire sul percorso che il presidente Rossi aveva illustrato nella sua comunicazione, cioè oltre a Lombardia, Veneto e Emilia Romagna anche la regione toscana doveva chiedere il regionalismo differenziato. È successo che il Partito Democratico ha scelto di bloccare quell'iter, secondo noi in maniera assolutamente assurda. Cioè avevamo detto fin dall'inizio
dall'inizio che anche la Toscana doveva battersi per quello che la Costituzione consente, un regionalismo differenziato che valorizzasse le peculiarità tutte toscane. A me ha preoccupato che il governo abbia voluto solo per la Padania prevedere delle forme di regionalismo differenziato. Ad oggi l'intesa è sulla Lombardia, sul Veneto, sull'Emilia-Romagna. La Toscana ci deve stare, non come qualche esponente del centrodestra leghista ha voluto affermare, per ridistribuire in Toscana risorse che vengono dall'imprenditoria e dall'economia toscana. Non è tanto quello, ma quanto perché vi sono delle caratteristiche della Toscana che sono veramente uniche. Come gestire i beni culturali in una regione che ha il 25% dei beni culturali in tutta Italia e che oggi vede gli Uffizi, dove lo Stato per i biglietti dei 2 milioni di visitatori l'anno ha un introito superiore ai 30 milioni, e queste risorse un po' dovranno venire anche sul territorio e non solo a finanziare quello che sono le attività che in tutta Italia svolge il Ministero dei Beni Culturali. Ecco, a queste risposte di peculiarità delle singole regioni risponde questa norma costituzionale che vogliamo attivata non solo per la Padania ma anche per la nostra Toscana. La Toscana e l'Europa. Una sessione del Consiglio regionale da quest'anno sarà dedicata all'Europa per fare il punto sui finanziamenti, sulla loro utilizzazione, su come cofinanziare gli interventi e più in generale sulle politiche europee. Per la prima volta inoltre sarà celebrata ufficialmente la festa dell'Europa il 9 maggio. Infine sarà richiesto all'IRPET un rapporto sull'utilizzo dei fondi europei e sul loro impatto in Toscana. Sono questi gli impegni che si è assunto il presidente dell'Assemblea regionale, Eugenio Giani, di fronte alla Commissione istituzionale per le politiche dell'Unione Europea, di ritorno da una missione di 4 giorni al Parlamento europeo. È stato il presidente della commissione istituzionale, Tommaso Fattore, a sintetizzare il senso della missione che ha visto la visita agli uffici della regione toscana a Bruxelles, che non è solo un ufficio di raccordo istituzionale, ma lavora a servizio delle imprese toscane e del sistema della ricerca e dell'università. Una visita al comitato delle regioni e al Parlamento europeo. La missione vuol segnare una svolta, cioè porre protagonismo del Consiglio regionale nella formazione delle politiche europee, che ricordiamoci sono le uniche oggi che finanziano attraverso i fondi strutturali gli investimenti per la nostra regione. Quindi da una parte si tratta di sventare una riduzione dei fondi per la Toscana e per le regioni, e questa è una prima questione sul tavolo fondamentale, perché vi sono paesi che vorrebbero eliminare, come dire, la possibilità per le regioni più ricche, noi saremmo fra queste, di ricevere i fondi. La seconda è eliminare una parola come dire complessa, la condizionalità macroeconomica, che significa il fatto che se il governo nazionale non rispetta alcuni vincoli di bilancio vengono fra virgolette punite le regioni. Questo deve assolutamente saltare, questo meccanismo. Già con il Parlamento europeo c'è una interlocuzione in questa direzione per far sì appunto che gli innocenti, come potrebbe essere la regione toscana, non debbano subire penalizzazioni. Però ripeto, al cuore di questo vi è una svolta fondamentale e quindi anche una proposta di legge che si propone di rendere la Toscana non semplicemente ricettiva in maniera passiva delle norme definite a Bruxelles, ma protagonista attiva delle politiche europee. Ci siamo resi conto che è necessario instaurare un rapporto più stretto e nuovo con il Parlamento europeo, perché le politiche della regione toscana discendono all'80% da finanziamenti europei, ha sottolineato la vicepresidente della Commissione Elisabetta Meucci. Per questo sarà approvata una nuova legge per rendere il Consiglio regionale protagonista della formazione degli atti di programmazione europea, la cosiddetta fase ascendente, ma anche della loro attuazione, la fase discendente. Un ponte tra Ercolano e Cortona. 1738, la scoperta di Ercolano. Marcello Venuti, politica e cultura fra Cortona e Napoli, è il progetto espositivo presentato a Palazzo del Pegaso, che intende ripercorrere una fase degli studi di antichistica e di antiquaria di cui le città di Cortona e Napoli sono state protagoniste nella prima metà del XVIII secolo. La mostra, che ospiterà pezzi unici come il tripode con sfingi dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sarà aperta fino al 2 giugno 2019 a Palazzo Casali a Cortona. Una mostra importante all'insegna di Marcello Venuti, uno degli animatori dell'Accademia Etrusca,
Etrusca, un archeologo che mentre si esercitava sugli scavi a Cortona venne chiamato a sovrintendere quelli a Ercolano nel 1738. Venuti rappresentò così un ponte tra due realtà che dal punto di vista archeologico sono oggi tra le più visitate e ricercate. Nel 1738 Venuti andava ad Ercolano, nel 1737 l'elettrice palatina, l'ultima dei Medici, aveva donato con testamento pubblico alla Toscana quello che era ciò che avevano accumulato i Medici in 303 anni di storia. La Toscana, nel momento in cui registra questa donazione, vediamo che già l'elettrice palatina la dedica ad ornamento dello Stato e godimento dei forestieri. Già la Toscana di allora pensava ai beni culturali e al turismo per poter generare ricchezza e risorse proprio dalla visione, dalla conoscenza, dalla curiosità nei beni culturali. Il progetto rientra in un ampio disegno scientifico che ha come protagonisti il Museo dell'Accademia Etrusca e di Cortona, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Biblioteca di Cortona, l'Accademia Etrusca e il Comune di Cortona. Ci sono delle simmetrie che pare che ricorrano ogni tre secoli. Tre secoli fa un giovane cortonese, Marcello Venuti, fu al servizio del re Carlo, il re che rischiò di diventare Granduca di Toscana e che scoprì Ercolano. E per qualche caso particolare, insomma, tre secoli dopo, da cortonese mi ritrovo ancora come Marcello Venuti a essere alla guida del più importante museo archeologico, io credo, del mondo dal punto di vista dell'archeologia classica, e soprattutto sono molto contento che siamo riusciti insieme alla Regione Toscana e al MAEC a rendere omaggio ad uno dei personaggi più straordinari del Settecento toscano, che ebbe il merito non solo di scoprire la città vesuviana di Ercolano, ma di fondare l'Accademia Etrusca, cioè il primo istituto che avviò gli studi scientifici del popolo che poi in qualche modo ha causato la fortuna del turismo della Toscana. Approvato il bilancio di arti. Approvato a maggioranza il bilancio di previsione per il 2019 di Arti, l'agenzia regionale per il lavoro che riunisce in un unico ente i 413 dipendenti dei centri per l'impiego presenti in Toscana, passati così alle dipendenze di questo nuovo organismo nato lo scorso anno. I compiti dell'agenzia, oltre all'incrocio di domanda e offerta, sono la formazione e la riqualificazione, la definizione di profili e la consulenza. In questi primi sei mesi di partenza di questa agenzia sono positivi. Con un'agenzia regionale noi finalizziamo meglio l'utilizzo delle risorse, non dispersione in molti rivoli, ma cercare appunto di concentrare le risorse sui termini delle politiche attive del lavoro, su grandi indirizzi e dando uniformità anche su tutto il territorio regionale, anche per tutti coloro appunto che sono in cerca di lavoro. Il bilancio chiuso in pareggio ha un valore della produzione pari a quasi 32 milioni di euro e un costo di poco superiore ai 30 milioni. Abbiamo votato contro per vari motivi. Intanto perché la direzione è stata affidata solo nel dicembre scorso, si spende molti soldi, saranno presi in carico molti lavoratori, fino a 500 lavoratori. Secondo noi quello che manca è che le persone che ci lavorano abbiano gli strumenti effettivamente per portare avanti queste problematiche del lavoro, quindi che siano formate, perché senza la formazione non funzioneranno. Ha votato a favore il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Abbiamo votato a favore perché si trattava di incrementare soldi per le strutture in cui i futuri dipendenti dell'agenzia e coloro che dovranno appunto chiedere l'assistenza dell'agenzia per il reddito di cittadinanza o per la formazione per trovare lavoro dovranno trovare sede.